Bentrovati a tutti, amici carissimi, Piazza del Popolo. Riprendiamo in questa occasione con un ospite che già è stata qui in trasmissione qualche settimana fa, però forse è stato, come dire, una sorta di battesimo in quella occasione. Anna Maria Vitulano, che tra l'altro è candidata per Cittadini Pugliesi, Conca Presidente. E quindi parliamo con lei di questa candidatura a sorpresa, perché qualche settimana fa, quando l'abbiamo avuta come ospite, non ci aveva parlato di questo impegno, non aveva fatto cenno alcuno a questa sua discesa in campo. E invece, con somma sorpresa di tutti, è stato fatto qualche giorno fa l'annuncio della candidatura. Ormai siamo in piena campagna elettorale, per cui parliamo questa volta con la candidata, non con l'ospite, ma con la candidata Anna Maria Vitulano. Ciao Anna Maria, anzitutto ben trovata. Grazie Vincenzo e grazie Manfred Ogna TV per questa nuova ospitata in trasmissione a Piazza del Popolo. Un'edizione speciale sicuramente perché ci avviciniamo alle elezioni e io sono qui questa volta con una veste nuova, quella di candidata a consigliere regionale, come hai giustamente e correttamente detto già tu, per la lista Cittadini Pugliesi che vede Mario Conca concorrere alla presidenza. Una lista, posso dire, trasversale, una lista libera che ha degli obiettivi che intende raggiungere e realizzare poi, secondo appunto quelli che sono i punti del programma, e che mi vede, una lista che mi vede appunto scendere in campo, come hai detto tu. Sì, Parliamo di Vincenzo. questa campagna elettorale, perché questa tua scelta di scendere in campo? Poi stai utilizzando uno slogan in prima linea, che è uno slogan anche abbastanza forte. Vediamo un po' come si svolge la tua campagna elettorale e perché, come invece ti è balenata l'idea di scendere in campo. Allora, non è stata un'iniziativa mia, mi è stato chiesto di partecipare a questa tornata elettorale per la lista Cittadini Pugliesi. Io avevo già conosciuto Mario Conca insieme all'onorevole Tasso in quel di febbraio, quando non era tra l'altro neanche ancora scattata o stava per scattare l'emergenza sanitaria per il Covid-19. Perché in quell'epoca conobbi Mario Conca? Perché indisse una riunione a Bari in una sala ricevimenti per 400 posti che fu inondata da più di 500 persone. Lui voleva parlare della iniziativa che stava maturando dentro di lui di concorrere, di formare una propria lista, vista la brutta esperienza comunque fatta con i 5 Stelle, nel senso che lui è stato eletto consigliere regionale per questo movimento, ma a febbraio c'è stata una decisione da parte dei vertici di isolarlo e quindi in lui è scattata questa domanda. Butto via questi 5 anni di politica di servizio al servizio del territorio che ho svolto e di esperienza forte maturata nell'ambito appunto dell'amministrazione regionale, oppure metto a frutto tutto questo? Chiaramente la scelta è stata la seconda e l'onorevole Tasso lo ha sostenuto. Quindi questo accadeva a febbraio. In realtà poi l'emergenza Covid, lockdown ha bloccato tutto e tutti. E poi con la ripresa, man mano che appunto si pensava alla ripresa delle attività,
si è cominciato a lavorare di nuovo al progetto delle elezioni regionali. E qui appunto l'invito da parte dell'onorevole Tasso e del gruppo che lo sostiene all'interno dell'associazione Agiamo di chiedermi appunto questa disponibilità. Una disponibilità che io ho voluto dare perché e rispetto alle stesse ragioni per le quali loro mi hanno chiesto di candidarmi, ovvero un'esperienza mia maturata, di conoscenza maturata all'interno di questa provincia, massivamente sul territorio di Manfredonia, ma tra l'altro seguendo anche l'attività sul territorio dell'onorevole Tasso, allargata un po' più approfonditamente a vari settori e varie aree della provincia di Foggia. Quindi con tutte le problematiche che nascono, perché se vogliamo, quando ci si rivolge al politico che deve rappresentare il territorio, quando ci sono soprattutto le problematiche, le urgenze, le emergenze, il disagio, le difficoltà. E rispetto a questo, lui diciamo, si presenta sempre con lo spirito proprio pieno di voler risolvere le cose. Quindi questo mi ha dato l'opportunità di andare a conoscere anche aspetti che prima non conoscevo. Io sono giornalista pubblicista, lo sono da oltre 20 anni, quindi questa professione mi ha dato la possibilità di esplorare il territorio, di occuparmi del territorio. La mia disponibilità poi al sociale penso che abbia giocato anche a favore della richiesta che mi è stata fatta. Io mi sono messa al servizio, letteralmente al servizio delle nostre comunità, della nostra gente, perché penso che da noi, a partire da Manfredonia, ma poi allargando proprio a tutta la provincia, ci sia veramente tantissimo da fare. C'è da rimboccarsi le maniche e sperare di tirarle giù e di tirare un sospiro di sollievo quanto prima, però c'è molto lavoro da fare. Bene, tanto lavoro da fare, tanto e soprattutto in questi giorni che sono di intensa campagna elettorale, si dorme poco, si viaggia tanto, anche perché devi affrontare le popolazioni di 61 comuni, che sono tanti, quindi dobbiamo anche dire questo. Io invece vorrei chiederti, Anna Maria, a parte ovviamente il fatto che ti facciamo il nostro in bocca al lupo per questa scelta, perché è una scelta coraggiosa, è una scelta che ti vede impegnata con una lista nuova, perché il movimento di Conca è chiaramente una lista nuova, quasi un movimento civico che si affaccia per la prima volta. Quante prospettive ci sono per poter dare a questa lista la soddisfazione di una ipotetica vittoria? Avete pensato anche a questo? Perché molti vi danno per perdenti, ma io vorrei sentire proprio da te il contrario, vorrei sentire da te il fatto che si è scesi in campo anche e soprattutto per ottenere un risultato, un buon risultato. Assolutamente sì, nel senso che cantare vittoria in questo modo, diciamo anche denigrando lo sforzo che stanno facendo altri competitor, mi sembra veramente molto scorretto. Io lo sto rilevando in questa campagna elettorale. Noi abbiamo degli obiettivi, è chiaro che vogliamo andare in regione perché vogliamo occuparci della nostra provincia e vogliamo occuparci anche di altri territori della Puglia, sulla linea, sulla falsariga di quello che ha già fatto Mario Conca. Le possibilità di vittoria ci sono, non è vero quello che si dice in giro, e cioè che, perché me le hanno riferite degli elettori di Manfredonia che mi conoscono da tanti anni. Qualcuno ha detto: io vorrei anche votarti, ma mi hanno detto che è un voto sprecato perché per uscire hai bisogno di 30.000 voti. Guardate, non c'è niente di più falso rispetto a questa cosa. A parte la cattiveria nell'usare comunque un'informazione di questo tipo, scorretta e non veritiera,
ma è proprio una disinformazione che disincentiva al voto libero dell'elettore. L'elettore deve soppesare le persone, le ha tutte davanti, deve vedere i politici che già sono stati a ricoprire degli incarichi e delle poltrone, che cosa hanno fatto, da quanti anni siedono su quelle poltrone, con quali risultati si presentano di nuovo all'elettorato. E poi devono valutare, come è successo a me, perché sto avendo dei riscontri da parte della gente, più che positivi, perché vedono in me una persona assolutamente fuori dai giochi, libera, disponibile, non asservita anche ai meccanismi della politica, forse anche una donna, direi, perché le donne sono, un po' più svincolate, perché è stato appannaggio per tanti anni soltanto degli uomini, e poi, insomma, si sa come vanno a finire determinate cose. Allora, ecco, no, non credete al fatto che una lista civica non possa farcela, può farcela e come? Ci sono molte probabilità che non solo Conca ritorni ad essere consigliere in regione, di opposizione direi, perché lui ha lavorato all'opposizione e dimostrando che pur stando in minoranza si possono ottenere dei risultati, e ci sono invece politici molto noti che si nascondono dietro l'indice della scusa, ma io non posso fare nulla perché sono in minoranza. Non è vero, non è assolutamente vero. È chiaro che è una maggioranza che deve risolvere i grandi problemi. Ne cito uno a caso, l'Ilva. Voglio dire che ha voce per determinare le decisioni, ha i numeri per farlo, ma la politica di servizio si occupa di tutti, non si occupa solo delle grandi cause, si occupa del cittadino, delle medie e piccole cause, perché siamo tutti pugliesi, siamo tutti cittadini pugliesi. Nel simbolo molto bello che ha scelto Mario Conca sono rappresentati proprio i cittadini pugliesi: c'è un ulivo, c'è l'agricoltore, c'è il manovale, c'è l'impiegato, perché siamo noi, è questa la Puglia che noi vogliamo rappresentare. Bene, Anna Maria, in campagna elettorale hai accennato che è anche difficile proprio per chi si affaccia per la prima volta rispetto a quelli che hanno esperienza. Si parlava molto nei giorni scorsi di scorrettezze che si verificano, di atteggiamenti a volte anche imprudenti, che però non porterebbero al risultato sperato, quello del rispetto della legalità. Voi invece state denunciando proprio questa situazione e chiedete in maniera molto netta, molto precisa, che venga rispettata la legalità anche in campagna elettorale. Che cosa sta succedendo? Beh, vabbè, sta succedendo forse quello che succede sempre in campagna elettorale, che non va bene però. Cioè, occupare spazi a iosa, abusivamente, non va bene, non va bene, non andava bene nel passato, non va bene nemmeno adesso, e soprattutto non dovrà più succedere. Voglio dire, la campagna elettorale è tra persone, si presume, corrette, che si comportano correttamente l'uno con l'altro. Quindi non bisogna assumere certi comportamenti, non bisogna, anche perché voglio dire, si dà l'esempio, cioè questo è l'esempio. A volte a commettere proprio questi errori sono persone che dovrebbero essere espressione della legalità, dell'affermazione della legalità, e quindi c'è proprio un contrasto proprio nell'essenza, nei termini. Allora, io mi auguro che arrivi questo messaggio. A proposito di regione, Anna Maria, arrivano notizie che preoccupano un po'. C'è l'allerta per le strutture sanitarie per questo aumento di contagi. Saprà la regione, soprattutto gli ospedali della regione, le strutture sanitarie
della regione sapranno affrontare questa nuova emergenza che si teme possa essere anche molto invasiva e soprattutto è dovuto questo all'aumento dei contagi. Allora Vincenzo, il virus c'è, i contagi ci sono, è come un flusso in aumento, poi magari una leggera diminuzione, eccetera, quindi bisogna monitorare questa situazione. Il punto è che a lanciare l'allarme è la stessa persona che però dice che gli ospedali sono a posto, cioè siamo come strutture sanitarie siamo in grado di affrontare anche una seconda ondata di contagi. A me non risulta affatto perché io vedo, per esempio, partendo dalla mia città, ma è replicabile anche in altre località della nostra provincia. Non ci dimentichiamo che abbiamo un Gargano che è piuttosto difficile da percorrere su strada, che abbiamo i Monti Dauni, dove insistono delle difficoltà anche di viabilità. Insomma, abbiamo tanti piccoli presidi sanitari che. Ma assolutamente non sono in grado di affrontare ricoveri per Covid-19. Allora, quindi prendiamo come esempio Manfredonia. A Manfredonia c'è una tenda che sta a morire lì all'ingresso dell'ospedale da non so quanti mesi. Questo pre-triage potrebbe essere utilizzato, per esempio, per il monitoraggio fatto con tamponi o prelievi del sangue. Per capire anche, per fare un controllo attivo della diffusione del contagio. Però ci sono grandi difficoltà perché a Manfredonia intanto sapevo che i prelievi e i tamponi erano soltanto a pagamento. Quelli che si fanno presso le strutture pubbliche vengono mandati in laboratori credo sia l'unico, quello più vicino a noi, San Marco in Lamis. Insomma, c'è una difficoltà proprio di questo tipo. Ma non solo, l'ospedale di Manfredonia, come altri ospedali piccoli ospedali della provincia di Foggia, sono davvero in grado di accogliere e monitorare e fare i pre-ricoveri o comunque affrontare l'emergenza quando si ripresenterà, se si ripresenterà. Io credo proprio di no. Manfredonia attualmente è un ospedale che nemmeno funziona come ospedale di base, nel senso che dovrebbe avere dei reparti, ce li ha effettivamente sulla carta, dovrebbe averli aperti e funzionanti, invece non ce li ha, ma non perché qualcuno ce li ha chiusi, ovviamente nessuno ha mai scritto nero su bianco si chiude ortopedia, faccio un esempio. No, però se un reparto non ha il numero adeguato di medici e di infermieri e di altro personale per assicurare i ricoveri, la degenza, la reperibilità, in automatico deve sospendere le attività, non chiudere, sospendere le attività, ma sospendere l'attività. E significa chiudere, cioè significa per il cittadino, per l'utente che si deve rivolgere ad un reparto che ha sospeso l'attività, è come se fosse chiuso. Quindi non andiamo girando dietro alle parole. Volevo dire un'altra cosa, è stato Certo. detto nei giorni scorsi che l'ASL sta pensando e sta in effetti dando gli incarichi ai primari, cioè sta mettendo i primari nei reparti, come per esempio, ritorniamo ad ortopedia di Manfredonia, ha il primario, ma non ha gli altri quattro medici per far funzionare il reparto, quindi l'ospedale, il reparto, l'unità operativa è ancora inattiva. E così anche per altre cittadini pugliesi ha delle idee, ha molte idee, ma non le ha cittadini pugliesi, innanzitutto le ha il candidato presidente che è stato componente della commissione sanità in regione e che ha maturato un'esperienza e una conoscenza spaventosa in merito alla sanità in tutta la Puglia, quindi conosce tutta una serie di problematiche e ha anche risposte pronte, chiaramente non per tutto, perché poi vanno valutate di volta in volta, ma su molte problematiche sì che ci sono le risposte, assolutamente sì. Quindi ci sono tante ragioni per preferire questa lista a quella di cittadini pugliesi e ovviamente ci sono tantissime ragioni per sostenere Anna Maria Vitulano.
Sì, io rispetto a quello che è il feedback, quello che è non solo la percezione, perché io sto ricevendo attestazioni di persona per messaggio, con telefonate, io rilevo una fiducia elevatissima nei miei confronti. Io ne sono onorata perché in realtà poi, essendo la mia, insomma, prima volta in una competizione, tra l'altro, di questo livello, non sapevo assolutamente cosa mi potevo aspettare. Allora io ringrazio veramente tutti quelli che mi stanno manifestando apprezzamento e sostegno. Io credo di poter dare molto a questo territorio, come l'ho fatto anche attraverso la mia professione, quando ci si occupa non solo e non soltanto di seguire la cronaca pura e semplice di un evento, di un fatto, ma occuparsi della gente. Io mi sono occupata e continuerò ad occuparmi della gente anche attraverso la mia professione. Bene, Anna Maria, non possiamo fare altro che davvero dirti in bocca al lupo, viva il lupo, e saranno poi gli elettori a dare la loro risposta. Apprezziamo ovviamente tutto quello che è stato detto, il tuo impegno. Avremo occasione e modo per risentirci ancora durante questa Certo. campagna elettorale. Pertanto, adesso ci salutiamo e diamo immediatamente appuntamento alla prossima occasione. Grazie ancora. Grazie, grazie Vincenzo, grazie Manfredonia TV e come dico sempre, viva il lupo. Viva il lupo! Allora, questo poi è un modo che non dovremmo usare, allora, eccetera, eccetera, lo dice anche la nostra esperta di comunicazione. Poi non dico il nome perché altrimenti facciamo confusione. Ringraziamo ancora una volta Anna Maria Vitulano, ringraziamo tutti coloro che sono stati attenti e che seguono Piazza del Popolo con questi interventi che lo vogliamo ricordare per questo periodo in particolare, fin quando non si svolgeranno le elezioni, la consultazione regionale, fin quando non si concluderà questa campagna elettorale, ci saranno interventi che verteranno proprio sulla campagna elettorale, sulle candidature per il Consiglio regionale. Ovviamente ci aspettiamo anche la possibilità di ospitare qualche candidato presidente. Chissà Conca arriva da queste parti, Anna Maria vorrà dire che ti farai portatore di questo messaggio in modo che lo si possa avere come ospite. Volentieri, perché è una persona, è un vulcano, è un fiume in piena e quindi vi divertireste anche a seguirlo. Va bene, aspettiamo anche Conca. Intanto noi Grazie. ci risentiamo alla prossima occasione. Ancora grazie a tutti coloro che hanno seguito questa trasmissione e hanno seguito Anna Maria Vitulano. Grazie.